Noi stiamo sviluppando un sistema che prevede un esoscheletro che io definisco multifunzione, in quanto con la posa di un solo elemento riusciamo a fare l'adeguamento sismico dell'edificio, a riqualificarlo dal punto di vista energetico-acustico e a portare a bordo di questo esoscheletro anche la quasi totalità degli impianti. Questo ha innegabili vantaggi non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista della qualità dei tempi di realizzazione. Consente di stare nell'edificio, di viverlo e mentre fuori, senza l'utilizzo di ponteggi, si procede a questa operazione. Se fino a qualche anno fa c'era una sorta di sfiducia o di poco gradimento nei confronti dell'edilizia industrializzata, perché si identificava la casetta in legno come col concetto di edilizia industrializzata, oggi è chiaro a tutti che edilizia industrializzata significa invece fare maggior qualità, con maggior sicurezza sui luoghi di lavoro e con prezzi assolutamente competitivi. Quindi direi che oggi non c'è più niente che frena. Rapporto con IKEA, ecco, qual è diciamo, il progetto a cui state lavorando in questo momento? Prosegue molto bene il rapporto che dura ormai da 5 anni per la realizzazione degli alberghi in tutta Europa. Il sistema che abbiamo messo a punto in partnership con loro è un sistema eccezionale, sta dando dei risultati incredibili e quindi il programma 100 alberghi in 10 anni sta per essere realizzato, lo stiamo rispettando i tempi ed è una grandissima soddisfazione per noi, industria italiana, ingegneria italiana, che ha portato in Italia un partner di questo livello.